Chi fa da sé con Lucia Cuffaro. Buongiorno. Buongiorno Lucia. Per milioni di italiani, naturalmente, il rito del mattino di scendere dal letto ancora sonati un po' come ho fatto io questa mattina, prepararsi il caffè è assolutamente rinunciabile. Di solito, Lucia, pensiamo alla caffettiera che serva soltanto per il caffè. Adesso invece ci farei vedere come usarla anche per preparare ad esempio un brodo di verdure o addirittura prodotti di bellezza come un tonico antirughe o una lozione per il corpo. Ma da dove si comincia, Lucia? Si comincia dalla caffettiera, ovviamente quella classica con la valvola che abbiamo tutti. La prima cosa da fare è sciacquarla per rimuovere le eventuali polveri di caffè e poi fare un caffè a vuoto, cioè un caffè senza la polvere, semplicemente mettendo l'acqua nel serbatoio e mettendolo appunto sul fornello in modo che si purifichi perfettamente. Allora, la caffettiera è perfettamente pulita, invece del caffè esce gorgogliando un brodo vegetale, no? Come si prepara? Sono molto curioso. Allora, guarda, in realtà questo è un modo di preparare un brodo partendo da degli scarti, quindi se noi, non so, abbiamo la parte dura di una zucchina, questa qua, noi ovviamente non la mettiamo, non la mangiamo, quindi un brodo vegetale che arriva già purificato grazie alla nostra caffettiera, semplicemente dovremo mettere nella parte del serbatoio dell'acqua e poi mettiamo tutti i pezzettini di scarti vegetali, quello di un cetriolo, di una carota, addirittura, guarda, le bucce della cipolla ben lavate, sto parlando sempre ovviamente di verdure d'agricoltura naturale, riempiamo e poi dopodiché dobbiamo mettere sul fornello, ma ti devo far vedere com'è il risultato finale e tu hai una caffettiera pronta con una bella ciotolina. Le signore a casa saranno curiosissime, vediamo un po' vediamo com'è il risultato finale. Eccolo qui, il nostro brodo perfettamente filtrato, gustosissimo, possiamo aggiungere un po' di sale e si può usare per fare un risotto, una preparazione, un minestrone, e facile con scarti di verdura. Beh, davvero molto curioso. E sempre con la caffettiera prepari anche il latte d'avena, che è una bevanda vegetale molto utilizzata in alternativa del latte normale. In questo caso come procediamo? Perché le signore a casa, guarda che sono molto curiose, eh? Allora, in questo caso per realizzarla ci serve una polvere, quindi noi utilizziamo la farina d'avena che si compra negli alimentari, nei supermercati, nei negozi biologici. E anche qui ti chiedo un aiuto. Puoi mettere tu per favore un cucchiaio di farina d'avena all'interno del nostro contenitore. Perfetto. Ovviamente in un caso da caffettiera da due o tre persone, man mano aggiungiamo un cucchiaio. Si va bene? Sì, esatto, un pizzico di più, esattamente, perfetto. E adesso chiudiamo la nostra caffettiera. Anche qui dobbiamo poi metterla sul fornello e aspettare che gorgogli, quindi quando la caffettiera fa rumore blu, 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 ci fermiamo. Come che fa? Blu, 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 blu. Il suono della caffettiera, dicono, uno dei suoni più amati dagli italiani. Direi proprio sì, soprattutto al mattino, direi. Allora, questo è il risultato finale, ce lo versiamo perché lo possiamo aggiungere o a una tazza con del caffè, e quindi andiamo ovviamente sul classico per fare un latte e caffè vegetale, quindi molto digeribile. Alternativo al latte classico. Sì, esatto, e possiamo mettere del miele per dolcificare, o se vogliamo fare goduriosi ci mettiamo anche una punta di cannella che lo profuma tantissimo. Quindi aggiungiamo la nostra cannella, oppure possiamo fare un latte vegetale, una bevanda vegetale all'avena, digeribile, da bere anche fredda in realtà. Quindi anche qui ci mettiamo un pochino di cannella che ci sta benissimo. Uscire dalle mille sorprese. Poi c'è la tisana digestiva, lo zenzero, limone e finocchio, però ci serve una caffettiera più grande. Come sì, si procede in questo allora, caso? Questo perché una caffettiera più grande? Ovviamente siamo, fa ancora caldo, quindi non sempre abbiamo voglia di bere qualcosa di caldo. Quindi io utilizzo una grandissima caffettiera. Questa come è proprio questa. Enorme. Come questa. Cioè, per quante tazze è normalmente? Questa secondo me arriviamo a 15 tazze. 15. No, 15 sono troppe, 8-10 tazze o tazzine. E ovviamente poi si può anche raffreddare in frigorifero e dura qualche giorno. Cosa dobbiamo fare? Mettere all'interno della nostra caffettiera gli ingredienti. Gli ingredienti quali sono? Abbiamo 5-6 semi di finocchio a porzione, poi abbiamo delle scorze di limone, solo la parte gialla, che è quella diciamo più delicata. Poi dobbiamo mettere dello zenzero, perché lo zenzero, il finocchio e il limone sono estremamente digestivi. Però a questo punto ci vediamo anche un metodo veloce per
capare lo zenzero, levare la buccia. E infatti sono curioso di sapere, perché quando si sbuccia lo zenzero, insomma, se ne spreca sempre troppo. Tu come fai? Ecco, dimmi come si fa, perché lo faccio con te. Allora, hai un cucchiaio. Cucchiaio. Veloci. Allora, si prende il cucchiaio e si comincia a sbucciare, dirò anche una ciotolina. Grazie. Eccola qua. E il nostro zenzero con l'aiuto della parte laterale del nostro cucchiaio, ok? Quindi cominciamo a spelarlo, facendo attenzione a non rimuovere il tutto. Perché usiamo il cucchiaio? Perché con il coltello, bravissimo, esatto, puoi andare anche dalla parte opposta se vuoi, così questo fai... è tipo un pelapatate, però funziona molto bene per evitare gli sprechi. Questo si può utilizzare per pelare appunto uno zenzero in casa in pochissimi secondi. E come profuma? Profuma tantissimo e ci serve proprio per il suo potere digestivo, ma non solo, lo zenzero è anche un'antinausea, quindi può essere comodo come tisana per chi soffre la macchina, il treno, eccetera. Come si conserva lo zenzero? Allora, lo zenzero lo possiamo tagliare a fettine ed essiccare al sole, e ci viene lo zenzero essiccato. Ma dai. Sì, se no frigorifero all'interno di una scatolina. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riempire una caffettiera, anche in questo caso, con tutti i nostri ingredienti. Quindi abbiamo detto le scorze di limone, i semi di finocchio e il pezzettino di zenzero. Vedo che ti stai appassionando. Sì, mi sto impegnando, sto facendo da comì. Allora, il trucchettino è quello di tagliare tutto molto fino, come nel caso del brodo. Quindi un pezzettino va tagliato in parti molto piccole. Più piccola la parte, più il succo è pregno, ok? In questo modo. Perfetto, adesso, come sempre, dobbiamo mettere l'acqua all'interno della nostra caffettiera, chiudere e mettere sul fuoco. In questo caso sgorgerà fuori una bevanda buona, buonissima. Anche qui te la faccio versare a te, eccola qua. Aspetta che chiudiamo bene, che perfetto. E usiamo questa tazza. Il risultato finale. In questo caso è già fredda, quindi abbiamo una tisana fredda, zenzero, limone e finocchio, digestiva, che possiamo anche congelare. Ti dico pure un'altra cosa. Se profumo. Ha un buon profumo. Ottimo. Se la mettiamo nei cubetti di ghiaccio, ci diventano delle aromatizzazioni per l'acqua. Quindi mettiamo un cubetto di acqua, zenzero e finocchio e limone per aromatizzare il tutto, e la conserviamo così. Bene, e noi abbiamo parlato anche di utilizzare la caffettiera per i prodotti di bellezza, ad esempio una lozione per il corpo, un tonico antirughe alla rosa. Ora a casa saranno veramente curiose le mamme e le nonne, perché... Allora, guarda, io ho delle meravigliose rose e una meravigliosa lavanda. Questi nostri prodotti possono diventare un infusotto, cioè noi possiamo mettere, come sempre, all'interno della nostra caffettiera l'acqua nel serbatoio, l'acqua di rubinetto. Dopodiché mettiamo o dei semi di lavanda oppure dei fiori di lavanda essiccato freschi o dei petali di rosa. Iniziamo da quello di lavanda. Quindi io l'ho fatta essiccare, il periodo balsamico di raccolta della lavanda è luglio, quindi l'ho fatta essiccare, ricordiamoci che si essiccano i fiori sempre a testa in giù, quindi così la linfa a scende. Luglio, hai specificato luglio. Bene, perché tempo per ogni fiore poi cambia. Tempo balsamico delle sue proprietà è luglio, le lasciamo sempre un po' per le nostre apine, dopodiché utilizziamo appunto quello che ci serve per profumare casa. Api fondamentali per il nostro pianeta. Esatto, e facciamo appunto gorgogliare la nostra caffettiera e uscirà anche in questo caso un'acqua di lavanda lenitiva, rinfrescante, antizanzare. Lenitiva. Quella mi serve, antizanzare. E senti che profumo. Va, prova così. Senti che profumo, è una cosa davvero pazzesca. Straordinario. Stessa cosa... Con i petali di rosa noi mettiamo all'interno della caffettiera i petali e riusciamo ad avere un'acqua alle rose. In questo caso abbiamo una proprietà lenitiva antirughe e si può usare come tonico viso, insieme a un olio come struccante. Ci possiamo un po' divertire con la nostra caffettiera. Ottimi consigli. Però Lucia, da oggi riprendiamo il glossario della sostenibilità, realizzato in collaborazione con RAI per la sostenibilità ESG, Environmental Social Governance, cioè rispetto dell'ambiente, benessere sociale e processi di gestione di impresa ottimali. E poi tutto questo con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, quindi l'ASVIS, e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, la FERPI. Insomma, la prima parola davvero molto importante è raccolta pneumatica. Ci fai degli esempi? Allora, si tratta di una tecnologia che permette di raccogliere i rifiuti attraverso dei tubi sotterranei. Questo permetterebbe, proprio nella gestione di questi appunto rifiuti, di abbattere le emissioni di anidride carbonica fino al 60%. In realtà dall'Europa,
dall'Asia centrale ci sono già 1000 impianti in giro per il mondo, nelle città. Anche l'Italia ne ha ben due. Uno si trova a Milano, nel quartiere Varesine Porta Nuove, un altro a Roma, nel Palazzo Eurosky. A Taranto stanno costruendo proprio in questo periodo. Nella mia città, perché io sono di Martina Franca. Esatto, oh, wow. E stanno costruendo un impianto che servirà a un quartiere di circa 25.000 persone e appunto sarà lungo 6,5 chilometri, passerà sotto la città e servirà a servire i quartieri di Taranto 2 e Salinella. Quindi un'ottima iniziativa. È davvero un'ottima iniziativa, grazie a Lucia Cuffaro. Vi ricordo che se avete perso qualche passaggio potete rivedere la puntata su Replay, naturalmente troverete anche le parole del glossario della sostenibilità. Grazie Lucia. Buon sabato. A te.